Oggi, a passato e presente, parliamo di Tommaso Aniello da Amalfi, meglio conosciuto con il nome di Masaniello. Visse nella Napoli tra il 1620 e il 1647. Era figlio di un pescivendolo e capeggiò la rivolta fra il 7 e il 16 luglio del 1647 che tenne in scacco Napoli e la Spagna. Il suo motto era: viva il re di Spagna, ma morte al malgoverno. Di Masaniello parliamo con la professoressa Vittoria Fiorelli e con i nostri tre giovani storici, Bernardo Cianfrocca, buongiorno, Pietro Sorace, buongiorno, e Marco Mercato. Buongiorno. Professoressa, ma perché con tutta la storia delle rivolte che ci sono state in Italia, dappertutto, negli stati preunitari, proprio Masaniello è diventata la più celebre? Ma se lei pensa che fino a qualche tempo fa, se una persona di media cultura occidentale vedeva, sì, un'immagine di un ragazzo col berretto frigio, la camicia bianca e un pantalone stracciato al ginocchio, immediatamente lo definiva Masaniello e non un pescatore, un povero pescatore in una qualsiasi delle terre affacciate sul Mediterraneo. Vuol dire che Masaniello è riuscito a diventare un modello ideale. Perché i napoletani gli vollero bene? Perché, non per gli vollero motivo? Bene, ma forse la verità è che questa rivolta, questi 10 giorni che hanno sconvolto Napoli, sì, sono stati raccontati da fonti che avevano soprattutto un taglio politico di argomentazione, che hanno raccontato poco questo i fatti. È vero, e questo infatti sarà il centro della nostra discussione. Ma siccome questo processo è avvenuto poi nell'Ottocento, invece volevo sapere, ma già dal 600 era un mito? Già dal 600, perché già a quel tempo era l'idea di questo capopopolo che non è stato solo un agitatore, è stata una persona che è riuscita nel giro di pochissimi giorni a governare la rivolta, organizzare l'aggressione senza farla diventare un moto, sì, scomposto, sì, di popolo, ed è riuscito anche ad ottenere degli immediati risultati che non hanno risolto nulla dei problemi che c'erano alla base. Perfettamente ragione. 10 giorni in cui capitò di tutto e tutto sommato non fu una di quelle cose devastanti che portano poi le rivoluzioni a naufragare nel sangue, almeno a naufragare in modo completo. Però adesso lo vedremo passaggio per passaggio. Entriamo nel primo capitolo della nostra storia e raccontiamo il regno di Napoli sotto la corona spagnola nel XVII secolo, cioè dal 600 al 700. XVII secolo. La Francia, sotto la dinastia dei Borbone, e la cattolicissima Spagna, con la casata degli Asburgo, si contendono il territorio europeo. I sovrani spagnoli ritengono la forza militare lo strumento più utile, non solo per ampliare i propri domini, ma anche per difendere la fede cattolica dai protestanti che già da decenni fanno proseliti soprattutto in Germania e nei Paesi Bassi. 1618. Scoppia la guerra dei Trent'anni, che assieme alle rivolte indipendentiste della Catalogna e del Portogallo del 1640 avrà ripercussioni in tutti gli stati sotto l'egemonia spagnola. Il regno di Napoli è tra i più colpiti dalla politica estera della monarchia, che impone sempre più tasse per sostenere le spese militari. Intanto, la macchina burocratica della monarchia spagnola, organizzata ancora sulla base di un sistema feudale piramidale, inizia a vacillare. Napoli è divisa in 6 seggi, una sorta di circoscrizioni amministrative. 5 sono controllate dai nobili, che hanno anche il comando militare, una dal popolo, che di fatto non ha alcun peso politico.
Questa situazione è motivo di frustrazione per i nuovi ceti popolari ricchi che vogliono partecipare alla gestione della città. Il sistema fiscale spagnolo riflette questa gerarchia sociale e politica del regno. La monarchia instaura il sistema di riscossione dell'arrendamento, da arrendar, verbo spagnolo che significa appaltare. I nobili, i banchieri e i più facoltosi tra i mercanti anticipano al viceré la somma di denaro che era il monte totale di una gabella, ovvero una tassa istituita sui vari beni di consumo, come seta, farina, olio e vino. In questo modo entrano in una sorta di organismo pubblico e periodicamente riscuotono le tasse dal popolo, applicando interessi altissimi. I gruppi sociali e i banchi pubblici impegnati in questo indotto ammontano a circa 70.000 unità, funzionari e ragionieri, che sperano nella continuità del sistema iniquo, perché rappresenta la loro via di sussistenza e anche una possibile ascesa sociale verso un grado più alto. Ma dopo il 1640 diventa sempre più difficile incassare dalla popolazione, stremata dalle tasse e pronta alla rivolta. Povera Spagna del 600. Abbiamo visto nel 600, 1618, 1648, la guerra dei Trent'anni, che è come una prima guerra mondiale per quello che era il mondo dell'epoca. In più la Spagna deve affrontare le rivolte dei Paesi Bassi, della Catalogna, del Portogallo, della Sicilia e ci si mette pure Masaniello. Insomma, bisogna avere parole di comprensione per la Spagna, speriamo che le abbia Bernardo Cianfrocca. Probabilmente sono molteplici le cause che hanno poi portato alla rivoluzione di Masaniello. Certamente l'oppressione fiscale spagnola ebbe un suo rilievo centrale, però a mio avviso, mi rifaccio anche a una lettura di Rosario Villari in merito, anche la persistenza di figure e strutture feudali che non riuscivano peraltro a integrarsi con il potere centrale spagnolo, ma continuavano appunto a voler esercitare un potere importante, erano un ulteriore motivo di vessazione per la popolazione che poi fu portata alla rivoluzione. Sì, io su questo punto sinceramente Pietro Sorace. Sono un po' discordante, perché credo che anche negli ultimi studi si è rivalutato molto il 600 come secolo non più buio di ritorno al baronaggio, al sistema feudale, ma più che altro di rilancio e di crescita di ceti emergenti. Come abbiamo visto qui in questa rivolta, i ceti emergenti spingono e sono propulsore di una nuova forma sociale. Adesso lo viene a lei, professoressa, di rimere. Se mi permette, quando si dice feudalesimo, sì, c'è un feudalesimo medievale, ma c'è un feudalesimo moderno. Certo. Quindi il fatto che nel Regno di Napoli sia rimasta una struttura feudale fino all'Ottocento è un dato di fatto. Però c'è un elemento di modernità in questo feudalesimo che sta proprio nella capacità poi del baronaggio, quindi della nobiltà che veniva anche dalle campagne e dalla nobiltà di toga che era legata ai seggi, specialmente a Napoli, sì, che si era inserita nel sistema della riscossione delle tasse, perché l'elemento fondamentale per comprendere un po' quello che è successo a Napoli è innanzitutto pensare che Napoli è uno dei grandi regni europei, non lo dobbiamo pensare in dipendenza solo dalla Spagna, era nel sistema imperiale spagnolo, quindi nel primo sistema imperiale che si possa dire globale. E quindi la cosa fondamentale è che la Spagna, per tenere in piedi questo sistema, aveva avuto un'attenzione particolare al sistema di trasmissione del potere centrale nei regni che facevano parte del sistema. Capisco. E per Napoli questo rapporto di collisione e collusione, è stato detto dagli storici, tra il governo spagnolo e la nobiltà napoletana era sempre in equilibrio, e l'equilibrio era collocato soprattutto nella riscossione, nel sistema degli arrendamenti e della riscossione delle tasse. Quindi c'è tutto quello che hanno detto i ragazzi. Anche Pietro Sorace ha detto tutto. Ci siamo. Avete messo il dito nel segno tutte e due. Sentiamo Marco Mercato, lei ci riporti però alla Spagna. Questo accordo che c'è, questo scendere a patti del
governo spagnolo con la nobiltà locale e soprattutto cittadina nel caso di Napoli, che è quasi una realtà a sé in quanto è una città enorme, presenta una complessità sociale notevolissima, presenta delle crepe in sostanza a Napoli, perché c'è molta parte del popolo, una grande fetta del popolo, il cosiddetto ceto civile, che fa parte della burocrazia, dell'amministrazione, l'avvocatura, eccetera, che preme affinché il popolo, nel seggio del popolo, possa avere una maggiore rappresentanza politica. E già qualche decennio prima, nella rivolta di Masaniello, uno dei protagonisti poi di quelle giornate, Giulio Genoino, andava propagandando quest'idea, cioè dal momento che in uno Stato che tende a divenire uno Stato moderno e tende a centralizzare, a rendere più complessa la burocrazia, chi si occupa di questo e del lato amministrativo e giuridico deve aver parola nel governo della città. Ecco, Marco Mercato ha introdotto un altro personaggio di questa nostra storia, che è Giulio Genoino. E bastava Giulio Genoino, perché ci è voluto anche Masaniello in più? Giulio Genoino è stato un po' il teorico, la mente, aveva 20 anni, 25 più di Masaniello, era un personaggio che aveva una grande storia politica. Perché ci volle Masaniello? A che serviva? Masaniello serviva ad agitare la popolazione urbana. Noi non ci dobbiamo dimenticare, ha fatto bene il nostro amico a ricordarlo, che noi siamo in una struttura di società di ordini. Gli ordini hanno una valenza giuridica più che economica, come quella delle classi, e quindi i raggruppamenti sociali vivevano della riconoscibilità del privilegio e di una posizione di preminenza. Questo aveva spaccato anche il popolo, tra il popolo civile, cioè il mondo forense, che aveva un progetto politico incarnato da Genoino, non era pienamente connesso con la plebe, cioè la parte più bassa della popolazione. Quindi Masaniello serviva perché a portare in dote il rapporto con quello che noi oggi chiamiamo il popolo. Lei l'ha chiamato plebe e ha ragione lei, perché allora era plebe, ma quello è una partecipazione, quella per cui è passata la storia, questa partecipazione. Ma la vogliamo vedere da vicino questa rivolta? Luglio 1647, scoppia la rivolta, dura 10 giorni, 9 giorni qualcosa, e sono i 10 giorni di Masaniello. Gennaio 1647. Il viceré spagnolo Duca d'Arcos emette un editto che impone una nuova tassa sulla frutta. Dopo una crisi agraria iniziata 10 anni prima, l'alimento base della popolazione più povera è tassato. 7 luglio, dopo mesi di tensioni, esplode la rabbia a Piazza Mercato. Il pretesto è una discussione fra i trasportatori di frutta dalla campagna alla città che non vogliono pagare la nuova tassa e i bottegai del mercato. A dirimere la controversia è chiamato l'eletto del popolo Naclerio, che li invita a pagare. Allora i mercanti, per protesta, buttano la frutta a terra e i bambini lanciano frutta agli sbirri, all'arrendatore e all'eletto. Dai quartieri vicini accorre una folla capeggiata dal pescivendolo Tommaso Aniello d'Amalfi, più noto come Masaniello. Al grido di «Viva o re Spagna, moro o malgoverno», aizza il popolo e la sua compagnia di alarbi contro pubblici funzionari e militari. Gli alarbi sembrano giovani soldati, ma in realtà sono popolani di umilissime origini, utilizzati sia come strumento di propaganda per diffondere i proclami in strada, sia per far pressione sui manifestanti indecisi. Bruciano panche, sedie e i libri contabili nell'ufficio del Dazio. Nel pomeriggio di quello stesso giorno, centinaia di giovani al comando di Masaniello raggiungono il palazzo vicereale. La folla rivendica l'abolizione di tutte le tasse e assale il palazzo. Il duca d'Arcos fugge nel convento di San Luigi di fronte al palazzo reale. La terza tappa del moto è un altro simbolo della macchina statale, le carceri.
I rivoltosi prendono possesso delle armi e si preparano ai giorni successivi. In questa prima giornata emergono varie personalità che animano il moto, ma Masaniello ha il merito di organizzare militarmente circa 120.000 uomini. Nel frattempo, nella Chiesa del Carmine, si insedia il Comitato Segreto Intellettuale della Rivolta. È presieduto dal vecchio Giulio Genoino, un giurista scarcerato dopo aver tramato, nel 1620, una rivolta contro il potere amministrativo della nobiltà. Nella seconda giornata continua l'assalto e l'incendio delle case degli alti burocrati. Il viceré d'Arcos cerca una mediazione con i rivoltosi, con l'aiuto di alcuni aristocratici, i Carafa. Ma è una mossa sbagliata. Il popolo non crede più alle promesse dei nobili e ne uccide uno. Nelle giornate successive continuano i tumulti, mentre il comitato intellettuale della rivolta elabora i primi capitoli per una risoluzione di pace. Punto fermo resta il lealismo popolare verso la corona spagnola, ma si chiede l'abolizione delle gabelle imposte nell'ultimo secolo e il rafforzamento politico del fronte popolare, a partire dalla parità di voto con i nobili e la nomina di un nuovo eletto scelto dal popolo. 13 luglio. Nella chiesa del Carmine il viceré d'Arcos, terrorizzato dal popolo in armi e senza aiuti da Madrid, giura solennemente sui 23 capitoli di pace. Dopo questa prima vittoria, Masaniello è acclamato capitan generale del fedelissimo popolo napoletano. Marco Mercato. Il nobile che viene ucciso è Giuseppe Carafa e la sua uccisione è determinata da un fatto molto interessante che fa capire tante cose di quei primi giorni. C'è un tentativo di uccisione di Masaniello il 10 luglio. I nobili cercano immediatamente di sbarazzarsene e di chiudere la faccenda e questo fa capire bene la distinzione tra la strategia che adotta il viceré e invece il ragionamento dei nobili in quel momento. Vero. I nobili decidono di chiudere immediatamente la questione, mentre il viceré ha nel suo interesse lo scindere, diciamo così, la rivolta in una parte più riformista e più pacifica con cui magari si può trattare dall'ala più radicale, però farlo in maniera, diciamo, gradata. È giusta questa ricostruzione? È giusta, in realtà ci troviamo ancora di fronte al tema politico che non è legato personalmente a Masaniello ma soprattutto al progetto di Genoino che poi plasticamente emerge nei primi capitoli di pace, perché in quei capitoli si chiede l'equivalenza tra il peso politico del popolo, perché lei giustamente prima faceva quella differenza tra plebe, rilevava la differenza tra plebe e popolo. Il popolo è un'aristocrazia, certo, civile e politica, è la rivendicazione di una posizione centrale per il popolo, ma nello stesso tempo anche di visibilità, perché a proposito dei privilegi si chiedeva per esempio la nomina di personalità popolari operative anche nel governo dell'Annunziata, nei capitoli del tesoro di San Gennaro, cioè in tutti i posti di visibilità cittadina. Genoino chiedeva visibilità per questa aristocrazia popolare. E su questo sembrava di poter mediare. L'errore della Spagna, del viceré soprattutto, era stato quello di rivolgersi ai nobili, che non erano quelli che potevano parlare col popolo. Vediamo un altro punto legato alle cose che lei ha appena detto. Nell'Ottocento, mi ricollego a quel discorso che facevamo all'inizio, sì, si tese a presentare Masaniello e la sua rivolta come una rivolta contro gli stranieri, qualcosa che era napoletano per il regno di Napoli, ma era contro lo straniero. Però dalle cose che ci siamo detti fino a questo momento e anche da quello che abbiamo visto, loro non erano né antispagnoli né repubblicani, neanche in modo... Era più simile una rivoluzione sociale a quelle che sarebbero state le rivoluzioni poi dopo la rivoluzione, dalla rivoluzione francese in poi, cioè un forte contenuto di ricollocazione delle classi sociali, ma non c'era niente di contro lo straniero o per il cambio
Repubblica al posto della monarchia? Assolutamente, ovviamente nell'Ottocento Masaniello era il prototipo dell'eroe che combatteva per la sua città contro lo straniero, che era quello del malaffare. Ma se noi invece riportiamo correttamente alla prospettiva seicentesca, effettivamente nei primi 10 giorni le richieste sostanziali hanno a che fare da un lato con rivendicazioni di tipo fiscale, cioè la richiesta di abbassare la pressione fiscale che era effettivamente arrivata alle stelle, ma se riflettiamo su un aspetto che attraversa questi 10 giorni si capisce la centralità dell'altra cosa che le diceva, il lealismo di Napoli nei confronti del re di Spagna. Perché una delle richieste, ma questa di Genoino già dal 1620, ma ritorna continuamente la richiesta di validare un presunto privilegio concesso al popolo di Napoli da Carlo V nel 1517. Però comunque erano privilegi concessi, validati e poi negati. Perché erano stati negati in seguito? Perché la prassi li aveva negati, però nella sostanza era la richiesta di recuperare una dimensione quasi mitica del rapporto tra Napoli e il suo sovrano, che non si voleva assolutamente rovinare, cioè la richiesta del privilegio di Carlo V dice che è il re che viene... Ma infatti il succo di questa cosa, che poi ritroveremo varie volte nella storia di Napoli, è che il Regno di Napoli, come lei ha detto, importantissimo, si concepiva nella dominazione spagnola come se il re per caso stesse a Madrid, ma il regno vero di cui era re era il Regno di Napoli, quasi una sorgente di legittimazione. Per questo quei discorsi sulla Repubblica. Bernardo Cianfrocca? Io vorrei riagganciarmi al discorso precedente sull'abate Genoino, che secondo me è una figura molto affascinante, al pari di Masaniello, perché probabilmente lui inizialmente non si aspettava questa grandissima e coinvolgente partecipazione che Masaniello seppe creare, ma in seguito fu capace di diventare il regista occulto delle operazioni. Il suo ruolo diventa di primo piano, secondo me, sia per la stesura e la firma di quei famosi capitoli che abbiamo già citato, poi firmati dal viceré, e anche forse successivamente nel emarginare la figura di Masaniello fino a... Professoressa, noi dovremmo chiamarla la rivolta di Genoino e Masaniello, oppure basta Masaniello perché è lui il vero protagonista? Dottor Mieli, io penso che noi per dare un nome alle cose dobbiamo usare i nomi che funzionano, e ormai funziona il nome della rivolta di Masaniello. Questo non ci deve però fare pensare... No, ma diciamo, siamo stati nel dare il nome alla rivolta di Masaniello, non noi di passato e presente, certo, ma i libri di storia sono stati ingenerosi verso Genoino? Lo hanno sottovalutato? Onestamente, professoressa, se io vado in giro, io lo faccio sempre prima di una trasmissione, chiedo, ma chi era Genoino? Nessuno lo sa. Di Masaniello, almeno vagamente, qualcosa si ricorda. È stato ingiustamente tenuto in disparte Genoino? Ma i libri di storia non hanno minimizzato il ruolo di Genoino, a cominciare da Croce e per poi proseguire ai libri di storia contemporanei. L'elemento politico della rivolta di Masaniello è un elemento molto presente nella valutazione storica. Mi consola, Genoino, lei me lo conferma, Mercato, lei è campano, quindi Genoino è... Diciamo che è più conosciuto Masaniello. Allora, mettiamoci ed entriamo nel terzo capitolo, doloroso per Masaniello, perché è quello in cui verrà ucciso. Il nuovo eletto del popolo, candidato da Masaniello su consiglio di Genoino, è Francisco Antonio Arpaia, esponente della classe media. Arpaia ha il compito di far rientrare l'insurrezione e consolidare le conquiste sancite dai capitoli di pace, che senza l'approvazione di Madrid sono nulle. Masaniello, però, inebriato dai nuovi poteri raggiunti, continua a tener viva l'agitazione,
prolunga una situazione anarchica contro la volontà di artigiani e mercanti che vogliono riprendere i negozi, interrotti da una settimana. Il capitan generale inizia a perdere simpatie e appoggi. Né la roba né la vita erano più sicure in Napoli, con Masaniello che faceva totalmente cose da pazzo, narra il Donzelli, un cronista dell'epoca di parte popolare. I capi del popolo civile decidono allora di disfarsi del capitan generale. Don Genoino e Arpaia riuniscono i sostenitori della loro corrente per esautorare Masaniello. Nella congiura però si infiltrano anche alcuni esponenti di gruppi che vogliono strumentalizzare il moto per interessi privati, come Carlo Catania, ricco fornaio della Duchesca, e Michelangelo Ardizzone, provveditore dei grani. Scelgono una soluzione più estrema. La mattina del 16 luglio, Masaniello è sorpreso nel sonno nella cella del monastero del Carmine, dove è ospite. Lo uccidono a colpi di archibugio. La sua testa, staccata dal tronco, viene mostrata trionfalmente per le vie della città. Quasi nulle le reazioni dei suoi fanatici partigiani. La stanchezza era ormai generale e il ritorno del controllo della capitale da parte degli spagnoli era considerato dalla plebe un fatto compiuto. Il giorno dopo l'omicidio, il viceré d'Arcos, deciso a sfruttare la sua restaurata autorità, aumenta il prezzo del pane rispetto alla cifra fissata da Masaniello. Divampa nuovamente l'ira popolare. Vengono recuperate le membra del capo popolo e rivestite con l'uniforme. I solenni funerali del 18 luglio lo celebrano come un eroe e un santo. Sono il primo atto della rivolta che in suo nome prende a divampare, con rinnovata violenza, anche nelle campagne. Allora, qua va detto una cosa per chiarezza, che la rivolta, o comunque questa vicenda, dura un anno dopo la morte di Masaniello. Noi pensiamo che quei 10 giorni raccontino tutto. No, non è così. E i principali protagonisti che abbiamo visto rimangono vivi, rimangono operanti. Si può dire che si chiuda solo poi nel 1648. Professoressa, una domanda secca. Masaniello, diciamo, in quei 10 giorni perse la testa a un certo punto, cominciò a fare dissennatezze come sempre capita ai leader delle rivoluzioni? Perse la testa, perse l'equilibrio, diciamo. Non fu capace di sostenere il peso del ruolo che aveva, che gli era stato attribuito, di contrastare l'insofferenza del popolo civile che cominciava a desiderare un ritorno alla normalità, il sospetto della plebe che lo vedeva innalzato agli onori della cronaca, dal viceré e dall'élite cittadine, e quindi cominciò a fare cose che, per esempio, faccio una sola. Ma lanciava coltelli contro la folla. No, matto. Un po' gli era andato. Ma soprattutto il momento più terribile è stato quello proprio del momento. Il momento in cui durante la cerimonia della Madonna del Carmine, lui a un certo punto dal Pergamo ha cominciato a urlare, sì, perché si sentiva ormai messo all'angolo. A delirare, e quindi il cardinale Filomarino ancora una volta cercò di risolvere la questione mandandolo in una delle celle dei monaci, e lì lo ammazzarono. Senta, noi l'abbiamo detto in questo modo, cioè poi i suoi tifosi così non fecero nulla, sostanzialmente non insorsero. Vuol dire che addirittura fra i suoi fedelissimi ci furono traditori o persone che comunque lo abbandonarono? Ma gli esecutori materiali dell'omicidio, sì, erano stati suoi seguaci. Non c'è dubbio che tra coloro che avevano sostenuto la rivolta, cioè il gruppo di Genoino, speravano di poter
marginalizzare progressivamente Masaniello, stavano lavorando per metterlo da parte, mentre c'era una frangia più laterale, più radicale, che lavorava per arrivare all'assassinio. Ma il problema è che tra questi due gruppi si è inserito il viceré, che aveva in tutto l'interesse a creare una connessione tra questi due gruppi, ed è stato quello che di fatto ha reso possibile la congiura. Nell'archivio di Simancas, sì, che è quello, diciamo, della corona spagnola, ci sono tutte le richieste degli esecutori materiali che rivendicano il servizio svolto alla corona e chiedono il pagamento promesso dal viceré in termini di nobilitazione, sì, di pensioni per i figli. Non questo cambia mai molto. È una cosa normale, non fa onore ai congiurati, perché siano seguaci di Masaniello, gente che lo aveva accompagnato fino a un minuto prima, che poi si fanno riconoscere nel chiedere un compenso per averlo tradito o ucciso. Non è una cosa bellissima? No, però se lei pensa che anche la fine della Real Repubblica Napoletana, quel tentativo francese, no, è arrivato, non lo volevo dire, tradimento. Però se lei lo dice. E allora entriamo adesso nell'ultimo paragrafo della nostra storia, come si è costruito questo mito di Masaniello. Alla fine del 1648, Napoli sembra già dimenticare la grande avventura del biennio di rivolta. L'Europa, al contrario, fa da cassa di risonanza al fenomeno storico, al personaggio misterioso che era stato Tommaso Aniello d'Amalfi. Oltre a quelli dei cronisti italiani dell'epoca, gli scritti su Masaniello sono moltissimi, specie in Inghilterra. Nasce così il mito letterario del Capitan Generale. In Olanda si arriva a coniare una moneta che accosta due eroi della rivoluzione. Da un lato l'immagine convenzionale dell'Aniello con la scritta Masaniello, pescatore e re di Napoli, 1647. Dall'altra il busto di Oliver Cromwell con la scritta Protettore d'Inghilterra, Scozia e Irlanda. Nel Settecento, in un'Europa attraversata dai valori liberali dell'illuminismo, il capopopolo diventa un archetipo delle rivolte popolari. È sempre il birichino dei birichini, svegliato di mente, agile di corpo, intrepido. A Napoli, durante l'esperienza repubblicana del 1799, Masaniello è spesso erroneamente celebrato dai rivoluzionari come il primo repubblicano di Napoli. L'attaccamento alla sua figura per qualcuno può essere addirittura pericoloso. Per questo Ferdinando IV di Borbone ordina la dispersione dei resti di Masaniello. Durante il Risorgimento italiano, Masaniello incarna l'ideale indipendentista, diventa un eroe che combatte contro la dominazione straniera. Al termine della stagione risorgimentale, il mito del capopopolo si offusca. Gli storici Michelangelo Schipa e Benedetto Croce contribuiscono al ridimensionamento dei moti del 1647 e alla banalizzazione della figura del pescatore rivoluzionario. Al contrario, gli storici del Novecento, tra cui il meridionalista Giuseppe Galasso, hanno rilanciato la ricerca analitica sugli eventi del biennio 1647-48. Pietro Sorace. Sì, in definitiva Masaniello diventa il simbolo della cultura popolare. Addirittura arriva fino ad oggi, chi non conosce la canzone di Pino Daniele, Ieso Pazzo, quando dice Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato, è il simbolo oggi della libertà popolare, di chi da analfabeta può diventare capo del governo e comandare. Bernardo Cianfrocca. C'è stata una sua forzatura evidente di questo mito in epoca risorgimentale, perché non c'era nei suoi interessi una preponderanza per la liberazione dal nemico, dalla dominazione straniera, e quindi questo secondo me ha influito anche nella sua sottovalutazione successiva nell'Ottocento, come ci ha detto il filmato. Giustissimo. Marco Mercato. Al di là del mito c'è un problema di fondo nella ricostruzione della vicenda di Masaniello, che riguarda anche le fonti a lui coeve, quelle che immediatamente vengono diffuse subito dopo la rivolta.
non c'è una interpretazione, diciamo così, univoca dei fatti. Cronologicamente si sono svolti così come sono stati grosso modo descritti qui. Il punto è che a tutt'oggi non si riesce ancora a capire bene chi abbia agito e per quale ragione. Guarda, c'è un po' di... Capito perfettamente. Io, sulla base anche di queste considerazioni, continuo a domandarmi: ma come mai è così famoso Masaniello? Perché sono vere tutte le cose che ci siamo dette, che poi sono cose abbastanza complesse. Ed è vero anche che quel giudizio che lo esaltava, ne abbiamo parlato, nell'Ottocento come proto-eroe risorgimentale, era un giudizio inventato... Certo. A posteriori, ma allora perché ha colpito l'immaginazione? È amato Masaniello, è rispettato, considerato? È amato perché sembra l'icona di colui che, nonostante tutto, riesce ad ottenere dei risultati. Non ce lo dobbiamo dimenticare, lui ha avuto il genio del comando militare, è riuscito per pochissimi giorni a fare cose che nessuno a Napoli era riuscito a fare, ottenere delle aperture dal governo spagnolo, mettere insieme, sì, il, certo, popolo e la plebe. È stato una personalità importante. Perché siamo così avari nello spendere nei suoi confronti una parola che abbiamo idolatrato nell'Ottocento e nel Novecento, rivoluzione? La usiamo per la rivoluzione di Cromwell, che è di quegli stessi mesi, insomma un anno dopo, e perché non la possiamo usare per Masaniello? Perché per Masaniello non si può usare, perché tutto quello che lui ha ottenuto di fatto non ha cambiato i problemi strutturali che erano alla base del malessere del popolo. Ha ottenuto dei riscontri immediati, ma non ha cambiato le cose. La restaurazione che dopo la fine della Real Repubblica Napoletana ha portato nel regno il viceré di Ognate ha riportato tutto alla forza del governo spagnolo. Va e bene. Questo fa di Masaniello un grande mito. Però ma non una noi rivoluzione. Adesso abbiamo usato tutto il tempo della nostra trasmissione per ridimensionarlo, questo mito, o per mettere i puntini sulle i, ma diciamo che a questo mito vogliamo bene. È un personaggio simpatico, e poi le persone che muoiono sulla breccia e muoiono per la loro attività politica ci fanno simpatia. Professoressa, avrebbe, come sempre chiediamo ai nostri docenti universitari, uno o due libri da suggerirci? Guardi, io non posso fare a meno di suggerire sempre La storia di Napoli di Giuseppe Galasso. Quella, io mi alzo in piedi quando nominiamo qui La storia di Napoli di Giuseppe Galasso. È un'enciclopedia, ma spiega assolutamente, è fondamentale. Poi c'è uno splendido libro di Aurelio Musi, che è La rivolta di Masaniello sulla scena politica barocca, che racconta Masaniello dentro la storia europea. E anche quello è un ottimo libro. Grazie alla professoressa Vittoria Ferelli per averci aiutato a districarci in una vicenda non semplice, e grazie ai nostri tre giovani storici, Bernardo Cianfrocca, Pietro Sorace, Marco Mercato, molto preparati, devo dire, oggi su questo argomento, e passo alle conclusioni. Vittoria Fiorelli ce l'ha ben spiegato, il personaggio ombra della storia di Masaniello è Don Giulio Genoino. In realtà Don Giulio Genoino era molto più vecchio di Masaniello, era nato nel 1567, aveva avuto alterne vicende con la Spagna, era stato anche tratto in arresto, e ai tempi della rivolta, nel 1647, aveva già 80 anni. E anche quella volta aveva svolto un ruolo di primo piano, appoggiando Masaniello i primi giorni, poi insospettendosi per quella che gli sembrava una tendenza al dispotismo di Masaniello. Lì aveva ricominciato a tramare con la Spagna, la quale aveva fatto cadere, aspettato che cadesse Masaniello, fosse ucciso Masaniello, e poi aveva di nuovo arrestato Don Giulio Genoino, e mentre lo portava in Spagna, sull'isola di Minorca, nel 1648 Genoino sarebbe morto, con una differenza: Masaniello morì che aveva 27 anni
Genuino, quando morì, di anni ne aveva 81.